Oh, ecco, sono tornato. Ah, eccola. Questa è la supposta morta, nonché, per non dire cose volgari, insomma, la donna dai facili costumi che ha tenuto tensione il gruppo dei militars. Scusatemi, sta cadendo la cuffia, scusate Franfallone, è un attimo. in Tra l'altro, attesa. bellissima donna. Tra l'altro, bella donna. E il suo soprannome è Pappagorgia. Mamma mia. E vai con Pappagorgia, via. È l'ora di Pappagorgia. Oh, Dio. Mi fa male l'anca. Piango, piango. Tra 2 secondi camminerò e sparerò comunque ogni caso. Dove sono? Chi sono? Ah, sono in Dark Souls. Ah, 390 lei è caduta parecchio giù, eh? Dice Pazuzu. Sì, Eric, buonanotte. è nella melma di sangue, signorina. Sta Mi sa camminando che proprio esce. nel merdios. Ok, lei vede che si è rotta e che non è stata tagliata, giusto? Credo di sì. Jason! Sta arrivando il demone Kandariano. Bello però tutto l'ambiente. Dark Souls, ragazzi, proprio totale. Bellissimo, vedi anche l'effetto di diffusione sulle luci come se fosse bagnato Bene. l'obiettivo, no? Mi devo avvicinare lì, secondo te? Beh, un po' a Forse no. intuito. Ma io veramente Vabbè. devo seguire questa cosa. Segui la sbobbia, va. Una cosa molto stupida da fare, ovviamente. Ah, vabbè, però lei non lo sa che ci sono i mostri. Ok. Sono stati bravi in questo. Può essere un pesce, può essere qualunque cosa. Del Vabbè, andrei tipo, devi dritto a andare di questo là. punto. Anche perché c'è Luccichios. Con un nuovo diario per noi. Quindi qualcuno è arrivato fin qua. Merda, siamo scesi con merda. Alla partenza ho notato il bizzarro atteggiamento di merda. Sembrava ansiosa, in preda alla frenesia per la nuova scoperta. Raggiunto il fondo, Crown non ha potuto trattenersi. E non vado oltre. Davanti a noi, chiusa in una cripta vertiginosa, giaceva una colossale e sopita, un'enorme carcassa costruita Merda. sopraffatto da uno stupore. Sono merda. Questo è migliore, questo meriterebbe una clip a parte, questa scena che abbiamo appena registrato. Scusate, fatemi capire però, perché leggendo non ho capito il senso poi. Crow non ha potuto trattenersi dal vomitare. Davanti a noi, chiusa in una cripta vertiginosa, giaceva una Un bla bla essere, una ripugnante. creatura. Colossale, sopita, un'enorme carcassa costruita in... non lo sappiamo. In merda, qui Sono sicuro. svenuto. Ah, devo vedere dietro. Non c'ho cazzo, queste meccaniche bislacche che non aggiungono niente all'esperienza. Dai, su. 28 dicembre. Dio, perdonaci. Per giorni abbiamo studiato questo mondo defunto con il suo silenzio e con i suoi abomini. Ma ora gli orrori hanno colpito la mia adorata Mary. La Crow l'ha moglie. trovata priva di sensi nella sala delle stelle, con gli appunti sparsi intorno. L'ha ricondotta nel magazzino e l'ha distesa in una delle celle. Quando Lady Breccio ha scoperto l'accaduto, è rimasta molto vaga sul lavoro di Mary. Mentre le pulivo il viso, mia moglie mi ha parlato in preda alle febbri, con voce tesa e confusa. Ho Nuova la iniziato a scimmia di pentirmi su Giada. di lei. Prego che guarisca presto per andarcene da questo posto maledetto.
Va bene, lei si è ammalata di una qualche malattia. C'entrasse proprio l'esorcista? Fosse un valido crossover? Il bollore ce ne siamo fottuti, ragazzi. Fanculo il bollore. Ecco qua, ehi, Batman. Bruce, sai perché Bruce. cadiamo? Per svegliarci nella lotta. Oh, vai. Vai, Sbirulina, vai. Pappagorgina che non sei altro. Pagona. Pappagona. Non ho Dai. capito. Non intende. Ah, vuole la lucia. Colosso. Con l'osso, vai, la lucia. Un Con la pezza. po' di texture qui, grazie. Ah, sì. Crafting. Osso più pezza più fuoco uguale lucia. Lucia. Si brucerà per ore sicuramente adesso. Esatto. Abbi fede, Wasteland. Non percepisci Eccolo. già, Gepard, una combustione lenta? Ah, Assolutamente. ma sta arrivando, vedi, una lenta e progressiva. Sta arrivando Anton Paolo il cagnazzo dietro di te. Sta Anton arrivando Paolo. Austin Powers. Con tutto questo fuoco serviva davvero una torcia. Vabbè. Devo andare di qui. Come Hai ti difendi da Giacintos, ma che arriva? ragione. Diavolo è quella luce? La luce verde, ragazzi, la luce verde. Color oro. Corri questo. Lei non sa nulla. Corro, questa è la velocità massima che riesco a raggiungere, mio caro Prozio. E qui? La Mi sono mandibolas. teletrasportato. Oh, sono vampiri. Come quelli di Nosferatu, però. Abbiamo raccolto e imbottigliato la saliva nera che rivestiva le fauci della creatura, estratta dal bozzolo. Come le altre persone entrate in contatto con gli odori della sostanza. Ah, Eric, cazzo. Ho sperimentato palpitazioni cardiache e un acuto senso di terrore. Alcuni hanno denunciato strani sintomi visivi, come una diversa percezione dei colori. Abbiamo cercato di isolare altri campioni di saliva dal luogo in cui è stata attaccata M. L'odore? Questo? Cioè, Sensazioni simili all'effetto dei funghi si ordina o no? Di nuovo, abbiamo già visto questa cosa. Gepard, tu come lo senti questa? Gepard? Prizio, mi senti? Gepard, Adesso ci sì, senti? adesso sì. Se, Prizio, ti sento che se ne stai andando lentamente verso l'oblio. Ma anche tu, fine, tu l'hai fatto così. In un'ora, in che senso? Hai avuto una voce metallica, poi Ma io non ho moriva. sentito nessuno di voi invece. Ok, c'è stato un crollo. Va bene, vai, vai, continua. Ora vi sento bene. Vabbè, stavo dicendo, ma di nuovo come Man of Medan è tutta un'allucinazione. Io andrei. Cagando sotto, ragazzi, questo. Io andrei. Sto cagando sotto, ragazzi. Arriva. Sì, arriva. Che devo fare? Non posso fare nulla. Questo è terribile da parte del gioco, eh. Mettermi nelle condizioni di sapere che cosa mi aspetta e non poter fare altro che andargli incontro. Vabbè,
facciamo finta di nulla perché ovviamente lei non se ne preoccupa, no? Che c'è una bestia dietro di lei, cosa, niente. Ok. Adesso ci preoccupiamo della creatura retrostante. Faccio a cazzo. Ecco qua. Gepard, sei soddisfatto? Ecco a cosa serviva la torcia. Perfettamente. Madonna, questo. Non sei tu. Ora, vai! Ma, questa è viva? Sì. Lei è solo caduta nel buco, non è stata uccisa. Ma l'abbiamo ancora vista noi. Tranvallone. Vai, Prizio. La creatura ha zanne e artigli sviluppati di tessuti rigidi non identificabili. Due incisivi appaiono orrendamente deformi e consunti, quasi grotteschi. La membrana che avvolge l'esemplare sembra derivare dalla bocca. Il sangue è del tutto anomalo. Farò una scansione UV per ispezionare i fluidi. Serva la maschera, amico. Ma lo sappiamo, tu no. Ah, ok. Abbiamo trovato la grandissima arma contro queste bestie. Abbiamo trovato l'arma più potente di tutte. Dove se l'ha messa? Però il si è avviata una bella allucinazione, secondo me. Sacco di merda? Zoppi. Mi sembra palesemente sacco di merda. Sembra portare fuori. Non mi piace. Possiamo sistemare la radio e chiamare aiuto. Proviamoci. Magari. Non sappiamo neppure se c'è ancora una riccia trasmittente in superficie. Ma quei cavi andranno da qualche parte. Funzioneranno ancora? Mi sa che sono spezzati. Sempre il demone gandariano. Non è una creatura, ovviamente. È tipo Lucana. Sono zombie? Oh mio... Joy! Joy, sono io! Joy è quello con gli occhiali? Sì. Bellissimo, ragazzi, bellissimo. Bellissimo, mi piace. Fermo, caporale Gomez! Sì. Pasqualazzo è un ragazzo brillante. Come lo sapeva Pasqualazzo? Vabbè. Così coraggioso. Vabbè, l'ha dedotto. Capito, però non aveva mai visto questa creatura. Ha trovato l'arma definitiva. Vedo un attimo. Ok, fine. Sì, adesso c'hai ultravioletto, come vedi. Sì. Ok. Però a me era sembrato di vedere un sacco di merda. Sono non d'accordo. Non mi sembrava questo qua, quella silhouette che ha rotto il generatore di nuovo. Vabbè. Franfallone. Via. La nostra amica a cuore di viva. Che ovviamente morirà perché non è un personaggio interessante. Dobbiamo muoverci. Non siamo al sicuro.
schifo qua. Mi sembra, è un'osservazione interessante. Cosa? Che non sono al sicuro, diciamo. Sono solo immersi nel sangue e nei cadaveri di questi chiaramente vampiri a questo punto. Mi sembra evidente che sono dei pipistrelli vampirizzati, no? Non pensavo sapessi. Lottare? Già, neanch'io. Cos'era quell'essere? Non lo so. Ma purtroppo non è solo. Ma lei è un po' grigia? Un po' bianchiccia. Uno di è contagiata. È trascinata fin qui, credendomi morta. Ah, è contagiata. Merda. Ora devono solo uscire le corde. Per fortuna sono salva. Parli con una scienziata. Non esiste fortuna. Ringrazia di avermi trovata. Non so. Non mi serve aiuto. Non mi serviva aiuto, me la cavo da sola. Sì, immagino. Perché fai così? Dobbiamo trovare un'uscita da qui. Quindi è qui che ti nascondi? Hai delle armi? Ti dispiace? Ho bisogno di batteri per la luce. Bastava chiedere. Ci hai mai pensato? È successo l'animazione. Vabbè, texture del sangue 20 su 10 secondo me come voto. Deve far male. Impressionante. Sì. Sono belle, cioè mi piacciono, si sporcano. Parecchio. Non ti avvicinare. Non ti avvicinare. Nasce un amore adesso. Grazie Clarisse. Grazie Clarisse. L'ha detto come, proprio come l'hai detto tu. E ora? Che si fa? Cos'è? Il simbolo del demonio. Bloodborne. Ho visto quei simboli nelle capanne. Quella gente deve vivere nella valle da molto. Oh, eccola. Scusi, lei è Arthur Morgan? Si esce da su. Ma non si può salire. A me, tanto lei sta per diventare una vampirla, se permette. Quindi può volare. Lo vedi? Non ci sono molti appigli. No. Insieme ce la faremo. Ero certa che l'avresti detto. Fatti aiutare finché non è una vampirla. Ho fatto arrampicata. Ti tirerò fuori. Ma tutto allora, avete fatto. Tutto a posto. Vediamo questa arrampicata. Belle mani nel nulla. Un sasso precipita. Vabbè, ma lei ha fatto arrampicata. Del sasso. Mostro? Non esattamente. Un osso che cammina, diciamo. Stanno pure i non morti. Vieni, andiamo. Ti immagini la ributta giù? E oh. Ma vattene a fanculo. Mi fa un manzo incredibile. Tutto ok? Sì, un minuto. Un minuto non ci ucciderà. No. Speriamo. Banalities un continuo. Grazie Rachel, hai mai pensato di fare conferenze motivazionali? Scherzi a parte, stai bene? Penso che questa sia la domanda più stupida che mi abbiano mai fatto. Preferisci ignorarmi, eh? Stai tranquilla. Non lo so, pensiamo a sopravvivere. Per ora credo che dovremmo pensare a salvarci. Capisco perché ti chiamano grande stronza, ma non te ne rendi nemmeno conto. Di cosa, scusa? Di come ti isoli. È come se avessi alzato un muro. Ma che dico, un muro? Una montagna? Dimmi, Rachel, sotto quell'armatura c'è una persona? Non è facile essere la grande stronza. Beh, sono la grande stronza. Pensi che sia arrivata dove sono con sorrisi e moine? E io che pensavo che a Langley faceste la bella vita. La bella vita? Ho lottato per emergere. Pensi che mi interessi di come mi chiamano? Per me le offese sono delle cazzo di medaglie al merito. Non hanno idea della montagna di merda che ho scalato per arrivare dove sono. E noi? Sì.
E dove saresti arrivata? Per non parlare degli archeologi. Infatti. Sono un montagno di merda ancora più grande. Infatti. Tu e io siamo simili. Unite nella merda. Lottiamo senza sosta per prenderci ciò che vogliamo. È una colpa. Chiaramente non sono fatte per fare team questi due personaggi. Non è che è una colpa o no, è che io sto per diventare Zomboss, mia cara. Che tu lo voglia o meno. E sta succedendo esattamente adesso. Mi hai ricordato un po' una settimana d'addio, Wasteland, quando quello gli dice: facciamo così, il giorno in cui una scimmia mi uscirà dal culo ti chiedo scusa. Che facciamo? Vai, tutto bene, sono qui. Ehi, sono qui. Promettimi che starai con me. Non prometto nulla. No, non ti abbandonerò, non scherziamo. Resto qui, promesso. Ma devi dirmelo. Che ti ha fatto quella creatura? Mi ha posseduta più volte. Areta, preta. Dobbiamo andare ora. Ora si apre una porno story con col pipistrello qua. Col pipistrellone. Pipistrello rattuso. Posseduta più volte che l'usuzzusa. Prevedo una tragedia. È la parte sbagliata del baratro. Non ce la fai. Madonna, come sta messo male. Senti a Wasteland. E tabash. Lasciala morire. Esatto. Ecco qua. Subito si attacca. Come nella vita vera proprio. Non reggerà. Tu non reggerai, baby. Stai per diventare una vampirla. Aspetta. Pensi davvero che le medicine mi aiuteranno? Mantieni la calma, non ti preoccupare, tutto a posto. Mantieni la calma, Clarisse, ci siamo quasi. Non hai risposto alla domanda. È la sola speranza che hai. Chiaro. Possiamo farcela. Attenzione, la bussola. Okay. Rachel ha consolato Clarisse quando si è infettata. Sembra una cosa positiva. È che la dovevamo affossare, poverina. Che fai, ti prendi coraggio? Come hai fatto, vabbè. Mo sa desessaità sta tizia, ti pare mai? Questa è la triste fine di Clarisse, ragazzi. Mi dispiace vederla così, eh. Abbastanza spezzacuore, in realtà. Che fai, Brizio? Aiuto, dai, che abbandono, quando mai? Questo potrebbe portarci alla morte, lo sai, vero? Lo sai, vero, che potrebbe portarci alla morte? Che noi già lo sappiamo cosa succede. Anzi, quasi sicuramente ci porterà alla morte. Va bene come risposta. Dobbiamo portarti al tempio. Dove ci sono tutte le cure necessarie. Si saputo, soprattutto alla morte. Questa terribile malattia. Tu non hai pasqualazzo all'attacco con lo sporco. Arrivano. Questi dove erano rimasti? Non mi ricordo. Hanno appena buttato giù, bruciato Joey, sì. Joey. Dove là? Bella, bella. Ci piace. Ci piace. Perché inquadriamo lì? Non si sa. Non vedo salire nessuno, ma li sento. Ho idea che laggiù si stiano divertendo molto più di noi. Passo. Sono tutte le risate che si fanno i pipistrelli. A me sta bene. Le telecamere non rilevano niente. Passo. Occhi aperti. Occhi aperti, eh.
Ocios Apiertos. Ah, esamina. Così, subito. Dritto per dritto, non ce lo dobbiamo proprio perdere della serie. Premonizione. Ecco qua. Ah. Allora, questo è lo stronzo di cui abbiamo visto il piede. Cioè? Lo vedi? Ah, sì, sì. Piede di quel. Ok. Quindi dobbiamo tenere lontani questo stronzo dal nostro sporco, giusto? Sì. E andrà tutto bene. Come ci si sente a sentire la tua morte? Guagliò. Sporco. Sporco. Se un altro. Oggettini, 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 oggettini. Un'altra lettera, sicuro. È su una cassa, è proprio una lettera. È un diario intero. Il diario di Van Huyten. Fine. Non è vero. Vai, si parte. Un numero crescente di reperti riguarda la menzione di Naram-Sin, quello sermone sul rapporto tra dei e sovrani, risale all'epoca alle Mesopotamica, nel periodo della terza dinastia di Ur. Naram-Sin fu un re accadico, il nostro re accadico. Il nostro re Gianni. Nipote di Sargon il Grande, fondatore dell'impero di Akkad. Cazzo, scusate un attimo, di nuovo. Perdonatemi. Non vi preoccupare. Io vedo in gioco. Perfetto. No, cazzo. Credo proprio che lo faranno dalla voragine. Oh no. Affrontiamo nemici che non conosciamo affatto. Di numero indefinito e in territorio ostile. È rimasto malissimo Wasteland. Malissimo. Non so per quanto tempo reggeranno quelle porte. La radio è la sola speranza. La sistemiamo e chiamiamo gli altri. Così saremo pari. Chiaro? Ammesso che ci sia certo. Una trasmittente, avrà una portata ridotta. L'unica decisione sensata di Eric in questo disastro. Il supporto aereo. Un vero miracolo. Se l'unica cosa buona. Il segnale, i nostri aerei lo capteranno. Dobbiamo comunque trovare il modo di contattarli. Un problema alla volta. Allora, okay. Scusate un attimo. Attenzione al pipistrellone, eh. Continuano le risate dei pipistrelli in sottofondo. Sì, sì, proprio massicce. Oh no. Se era un altro gioco mi spaventavano tutti questi bottoni. Sì, ci voleva il manuale su PDF. Sembra sia stata sabotata. Perché farlo? Faremo con ciò che abbiamo. Ritornate se c'è qualcuno. Dentro è più sicuro. Grazie. Bene, sergente. Ah, io appiccio la sigaretta. Vorrei anch'io, ma ci ho con le mani per... Sì, il fumo è il pericolo principale al momento. Questa era la battuta, no? Lasciato l'accendino. Che c'è? Lui ha capito tutto. Ha capito tutto. Ha capito tutto. Perché c'era lei lo zippo di questo scemo qua di merda. Chi è che parla? Sono stato chiedendo anche loro. È un segnale fantasma. Anche senza trasmittente riceve qualche segnale. Sono fantasmi. Ripara la trasmittente. Se riusciamo a lanciare un segnale e contattiamo il comando, saremo già con un piede a casa. Non saprei. Non sono un tecnico. Se ci fosse Merwin, ce la farebbe. Non mi dire. Beh, rassegnati. Oh, il nostro amico. Eccolo. Ma sta benissimo. Salim, aumenta. How more are you being? Lo speravo più rovinato, sacco di merda. È tornato da Dar, va bene. Ok.
Sessamientos. Questo è il sacco di merda, Gepard. Ma Salim li salva adesso, vero? محتاجين الكلاب دول لنخرج من هنا. اتجننت دول على الديوانة. انت ما شفتش الغول؟ في غول هناك هو ده العدو الحقيقي. سليم انت اتجننت. اسمعني ارجوك اسمعني. قتلوا الامريكان وكانوا هيقتلوني انا. اسمعني. Ma è possibile che non li ha visti? È un'allucinazione, ragazze. اخلص وامشي ورايا. انت سامعني خالص؟ لا. انت اسمعني دلوقتي. يا اما No, non è possibile che non li abbia visti. Secondo me è un'allucinazione, ragazze. وحد لنفسك. انا هقعد هنا. Io sto da mezz'ora che mi vorrei chiudere una sigaretta e non riesco. Ho paura che esca un quick time event. Fai funzionare quella trasmittente! Mi serve tempo! Vabbè, fai un altro po', tra un po' ci fermiamo. Colonnello, torni nel tempio. Io resto qui. Se ci circondano, tu servi alle telecamere. Qui faccio... Tenente, io... Ho detto che ci penso io! Presto! Ambuscione? Arriva. Ecco qua, Che merda. Ecco il demente. Sacco di merda. È ingazzato, eh. Sacco di merda mangiato dai demoni. Poi finale. Speriamo. Sacco di merda. Prendiamo una zoccolaia. Va girato. Solo così si fa fuori quell'idiota. Oppure gli facciamo finire le munizioni. Dov'è? Si vede la potenza dei Marine. Esatto. Nello strisciare Gears of War. Non ho visuale libera. Mazzo questo assurdo. Ma io eviterei di uccidere financo lui se possibile, peraltro, Perché? Perché non è. E non è proprio lui il nemico, forza, capito? Del tempio! Forza! Tutti tornano utili in qualche modo. Chiaro che questa è una merda, però. È una distrazione, ecco, non è il mio problema, vero?
Vai, franfallone. Spingi con la spalla. Spingi con la palla. Presto. Non vedo gli iracheni. Se non sono scemi, staranno nascosti. Qui sta per scoppiare l'inferno. Aspetta. Gretchen. Oddio. Gretchen. Ma da dove? Col vampirla. Che peraltro loro sanno essere infettata. Sei viva. Avevi dubbi, Marin? Oh. Pasqualazzo, mo son cazzo Pasqualazzo. Attenzione. Sta per arrivare la rabbia di Pasqualazzo. Ecco a voi, vampirla. Ho visto i mostri prendermi. Ecco qua, eh. Fammi vedere la bussola. Eric ha capito. E lo sapevamo. Fine. Eric. Eric, sta qua. Rage. Ehi. Ho retto finché ho potuto, ma... Ma non è il momento. La fune ha ceduto. Non l'ho tagliata, non potrei. Lo so, dai. Lo so. Quella! Non l'ha tagliata la fune. Guaio, sporco. Sì, Martina, lui è lo sporco. È lui, questo è Pasqualazzo. Porco. Tu non sia sveglio, Nick, ma avrai intuito di che parlo. Ma ci sono i demoni fuori, ce n'è Scopi uno dentro. Lui, ecco qua. Olè! Attenzione. È lui, Rage. Lo so. Capito, Starò però. Indietro prima che alzi le mani. Colonnello, colonnello non colonnello. Colonnello. No, Nick. No, sporco. Ero stanca di aspettare, dai. Ero stanca di aspettare. Ti ho aspettato. Pappagorgia contesa tra donne. Poi ho voltato pagina. Fedele sempre. Hai resistito. Io no. Calma, fa. Nel frattempo ella si vampirizza. È infetta. Si trasforma in uno di quei mostri. Perché l'hai portata qui? Le serve aiuto. Ormai è tardi. Non può stare qui. Infatti, dobbiamo... Aspetta! Non aspetta a te decidere. No, le serve aiuto, dai. È una di noi. Spostati, Rachel. È tardi, Rachel. Non si può salvare. Non puoi saperlo. Lo hai sentito? Fatti da parte. Scegli tu, Waste. Ma come scegli tu? Scegli tu. Che diavolo, Eric? È Jason, troppo tardi. Ti prego, non farlo. Escono i denti. State lontane. Merda. Caccia la luce UV. È colpa vostra. Su alla... Ma aiutare come? Questo è un problema, ragazzi. Questo è un problema, secondo me. Vai, vai, vediamo che succede. Ora. Tieni il grilletto pronto, Waste. Non lo distrarre. Sono concentratissimo. Un consiglio. Tieni un colpo per la tua amica. Un colpo? Non serve una lampada, UV. Bene, ora torniamo nel tempio. Ah, scoppia pure il generatore. Che succede adesso? Finiamo pure al buio? Non perdiamo il generatore. Senza siamo al buio. Mi serve aiuto. I mostri non devono entrare. I mostri stanno a cussiano. Guarda loro però. Eccoli, arrivano. Sono sopraggiungono. Dobbiamo respingerli avanti. Non mi interessa se hanno l'invito. Non smettono di fare gli americani, ovviamente.
Hai notato che il pezzo di legno si è trasformato in un altro pezzo di legno quando entrava nel lavoro? Sì. Merda, è una di loro! Vi prego, ripassate più tardi! Come l'aiuti? Fammi capire adesso. Ci mancava questa. Eccola! Non sono ancora fottuta. Sei fottuta, però? No, non lo sei. Forza, andiamo. Che succede? Oh, wow! Pasqualazzo, bellissimo. È fighissimo! Bellissimo! È il tuo turno! Vai, Pasqualazzo! Vai, Pasqualazzo! Merda! Questi bastardi hanno proprio voglia di entrare! Quel generatore ci serve acceso! Tutti con le mani avanti. Super Pasqualazzo, ragazzi! Esatto! I bastardi vogliono entrare! Oh, via lampada, via lampada! Via lampada! Non vi vogliamo! Andatevene! Che eloquenza! Oh mio Dio! Bravo! Ha le spalle forti, Pasqualazzo! Ma quando tace un po' Jason? Oh, fa... merda! Oliver, ora lo facciamo morire, non ti preoccupare. Chi passiamo? È il turno di Franfallone adesso. Vabbè, ma si è trasformato. Oh mio Dio! Sembrerebbe proprio di sì. Generatore del cazzo! Ah, stile Han Solo, si aggiustano le cose così. Un tasto giusto. C'era un mostro lì dentro allora. Bisogna tenere le luci accese, sennò è la fine. Ah, un bel mitragliacoso. Ma è vecchio però, eh. Ci sono obiezioni? Via lampada, UV, munnezza. L'ha presa. Tutto a posto, siamo salvi. Sfondano il perimetro. Se hai qualche idea, forse è il momento di usarla. Andiamo. Ci deve essere un modo. Ah, che era lì. Aspetta. Sì. Ok, usiamo le catacombe, dobbiamo scendere. Giù, guarda che l'uscita è dall'altra parte. L'alternativa è morire intrappolati qui. Spostarsi alla porta est. Eccoli. I farfallazzi. Che faccio? Spara. All'attacco. Non è stata una grande idea, Rich. Sbloccala. Poi la blocco. Vai! Vai che ci serve, vai che ci serve. Vai, Wasteland. Vai, Rachel. Oppio. Aiuto. Ma datemi un segno di conforto, per cortesia. Vai. Grande. Sto andando alla grande, veramente. Madonna mia. No. Ammazzata. Oh mio Dio. B. Oh mio Dio. Preso. Madonna. Non so come siamo ancora tutti vivi comunque, Huegos.
problema. Ah, meno male non c'è. Ah, pigliano vera, buono, buono. Ite, ite. Che fa, che pensa? Ah, the bombs ai lati. Sarebbe esploso qualcuno se correvano al centro, lo sai, vero? Esatto, sì. Ci siamo salvati l'ano. È il turno dei Pasqualazzi. Tutti salvi più la vampiressa. Tutti, pure la vampiressa. L'esplosione ci ha isolati. Dobbiamo muoverci. Guarda la vampirla. Temibile. Non sferata. Fermi Sanaha. È il sacco di merda. Rieccomi. Il mio amico arrabbiato. L'avevo capito. Che è successo di sopra? Il tuo amico è un po' troppo suscettibile. Mi innervosisce. Abbassare l'arma potrebbe stemperare un po' la tensione. Ora sì. Provaci e poi vediamo. Credo che le nostre uniformi stiano rovinando quello che sarebbe un bellissimo rapporto. Ahban, silenzio! Io dico di ammazzare questi patetici struzzi. E lei, colonnello? Almeno questa volta non sarà alle spalle. Umabiurui! Ordini, colonnello. Ci serve il loro aiuto. Colleghiamoli, aiutatemi. Leghiamoli. Aiuto, io dico. Leghiamoli. Se si ribellano, spara. Gettate le armi. Tu dici tu, poi non si potrà difendere, Salim. Ci provare. Sì. Ok, ok, la questione era... Salim non si è arreso durante il confronto. E Salim non si è arreso. Ok. Sono loro. Dobbiamo aprire la porta. Che state aspettando? Aiuto! Non pensarci neanche. Cazzo, Jesse! Il nemico del mio nemico è mio amico. Avanti, muoviti! Lui è Bionic. Bionic, esatto. Bionic Iragan. Aiutali, penso al corridoio. Merda, avanti. Questo potrebbe essere un problema. Nel frattempo Ella. Maladi. Aiena. Ma te come stara? E ai nomi hai di? Forza, Clarice! Che la prende? Sta diventando una di loro, no? Vabbè, palese, sì. Sì, ragazzi. Diventa una di loro! Certo, l'ho aiutata finora. Le medicine sono rimaste al tempio, è un peso morto! Non arrendiamoci! Guardala! È andata! Non so che dirti. Madonna. Io lo so che qualcuno ci appizza se ce la portiamo dietro, ragazzi.
Non disperiamo. Ma io ci devo credere, ragazzi. Il cielo è una di noi. Almeno per ora. Ragazzi. Sempre peggio, dottoressa. Sempre Stokes. Peggio. Vabbè. Farà una brutta fine. Temo. La vedo veramente nera, ragazzi. Però capisci, mi sono sentito male. Cioè, non ce la facevo a lasciarla là. Non mi rispondete, non siete... No, ma fanno bene leva su questi sentimenti. Sono bravissimi in questa cosa, gli sviluppatori. Quindi ci sta. Ma io sono assorto. Che ha già fa? Smash Elios, questo era. Questo è Smash Elios. Pazuzu! Pazuzu! Schifoso al mondo. Boiaccio, rita la chiesa. Un momento, dai, forza. Non ce la faccio. Ma non è che non dice sparatemi, dai, così è tutto più semplice. Esatto. Vattene via. Appicciala, Pasqualazzo, appicciala. Vabbè, okay. Non potevamo fare altro, voglio sperare. Non è che la potevamo salvare. Okay, beh, non c'era modo di prendere le medicine. No, non c'era. A me non è comparso. Allora, purtroppo è morta qui, questo è il problema. E adesso sbuca pure il vampirla qua. Tre vampirla, sì, molti più, un nemico più forte di quello che possiamo... Anton... Oddio, Anton Paolo. Anton Paolo, sì. Ok, da adesso in poi i mostri sono Anton Paolo, allora, va bene. Fuori uno. Eccolo. Lontani da me. Lontano da Shitman qua. Io direi che è lui Anton Paolo, ragazzi. Shitman. Sì, è questo, sono Anton d'accordo. Paolo, è lui Anton Paolo. Vediamo se riconosce Anton Paolo, Westland. Vabbè, tu te lo sei meritato, pazienza. Ah, addirittura. Ma lei è dilaniato però, sacco di merda. No, ragazzi. Adesso è Pasqua e se... Come si chiama lui? Sporco si chiama. È sporco contro Anton Paolo. La vedo nera. Vediamo se lo riconosci, questo. Fuyoden, sporco Fuyoden. Questo non è quello dell'inizio del gioco. Eccolo. È rimasto qui per 2000 anni. Balato è tornato appositamente, diciamo. Ah, perché è stato l'ultimo a morire nelle catacombe. Quindi se moriva l'altro, esatto, ci trovavamo l'altro. Bellissimo. Va bene, poco male però, direi. Fosse uno, fosse l'altro, resta sempre Anton Paolo. Pari. Crocifisso o fucile? Crocifisso. Serve un cazzo, secondo me, la morte sua. Che dementi, ragazzi, che siamo. Che dementi che siamo. Che dementi. Che idioti. Che banda di scemi. Che banda di scemi!
Banda di scemi. Il crocifisso. Sprizio. Sprizio. Fanfallone, vai, Prizio. Stai concentrato, stai concentrato. Fidati di me. Stai concentrato, Westland. Fidati di me. Stai concentrato. Sono concentratissimo. Fino alla fine devi stare concentrato, fidati. Concentratissimo. No, va pagorgia, no. Devo fare questa cosa, scusate. No. Potevi sparare a quello in basso, non l'hai visto? C'era uno che saltava verso Salim e uno che stava addosso a Rachel. Tu hai sparato a quello che ti saltava addosso. Sei rimasto malissimo, Westland. Sono rimasto malissimo, ragazzi. Sono rimasto malissimo. Che cazzimma. Nel frattempo la tizia sta là. Vediamo di sopravvivere a questa cosa. Oh cazzo. La luce la sta annettando in terra, ragazzi. Oh mio Dio. Oh cazzo. Dallo un cazzotto in faccia. Va bene, questa è la fine del sacco di merda. Abbiamo visto, grazie. Cazzo. Vai. Via lampo, dove... Ok. Via dal culo. Funziona, cazzo. Non c'è una torcia UV, no, eh? La torcerella. Questo non doveva succedere, ragazzi. Ma no! Perché è morto Pasqualazzo, ragazzi? Oddio. Non sai pietà, mamma mia. Pasqualazzo rimuore comunque. Lo sapevamo che era un errore. Così ci impariamo a essere umani. La morale è questa, sì. Non ci aiutare impariamo il prossimo. A aiutare il prossimo. Dopo una partita impeccabile, questi mi muoiono tutti. È il turno di Franfalone. Dovremmo aver quasi finito il secondo atto, credo, perché se è l'apice. Ma pure quella è stata infettata. Sono rimasti quelli di cui non me ne frega niente. Tipo questo demente. Non si scherza con i Marine. Ma vaffanculo. Ma Jason, accidata.
Salim, Eric e basta. Ragazzi, se Salim non torna da suo figlio, Salim deve tornare da suo figlio. Devi decidere tu, Maurizio. Affronta. Vengo in pace. Non ti muovere, cazzo. Sei solo? Altri superstiti? È successo in fretta. Siamo solo io e te. Solo io e te, eh? Una vera fortuna. Non ho cattive intenzioni. Non intendo farti del male. Lo giuro. Davvero? Sono io quello col fucile. Ehi, cerchi guai? Disse l'americano col fucile. Dobbiamo lottare uniti, dai. Il tuo amico ha detto: il nemico del mio nemico è mio amico. Non è sempre vero, ma se vogliamo salvarci dovremo lottare uniti, come spada e scudo. Troppo poetico per i miei gusti, ma ci sto. La ragazza è stata infettata, ma non è morta, ma ce la troveremo solo come zombie dopo. Probabile. Credo che l'abbiamo persa per sempre. Illustriamo le sfaccimma di rovine. Se mi viene il sospetto che tu mi voglia ostacolare, beh, puoi credermi. Ti ammazzo in un secondo. Cess. Uccido vampiri. Secondo te ho paura di un soldato? Mi sembra l'opzione migliore. Quale? Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. Mi sembra la tipica trappola mortale, a dire la verità. Abbiamo perso anche la borsa, eh? Non so se hai notato questo. Vai! Sì. A parte la... Ecco fatto. Anche la borsa dietro ha perso la texture. Quella davanti l'ha ritrovata invece la texture. Tu che dici? È bloccata. Devo trovare un altro ingresso. Ecco la fine di sto stronzo, eh? Sì, la borsa dietro forse è diventata... Ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto. I demoni saranno ovunque. Secondo te con chi abbiamo a che fare? Sono vampiri. Sembra evidente. Sono vampiri. Impossibile. Mio padre diceva che se una cosa sembra merda e puzza di merda... Esatto, esatto. Non ci bisogna assaggiarla per sapere che è merda. Fidati, sono vampiri. Dobbiamo lottare insieme per sconfiggerli. Sì, sembra proprio che sia così. Vai! Mo gli chiudo il passaggio in testa, Dimo. Non farlo, Waste. Grazie. Prego. Lui è armato del suo cavicchio puntuto. Andiamo, cenno. Ma posso muovere almeno? Che già fa così con mano strunze. Non mi posso muovere, ragazzi, sì. Premi va start e rimetti. E mo? Vabbè, approfittiamo per fermarci allora. Eh sì.